La fascia alta degli smartphone non è mai stata così competitiva ed è arrivato il momento di fare il nostro classico super confrontone di metà anno fra i top di gamma. Ho aspettato qualche settimana rispetto al lancio perché in primis aspettavo l'Xperia 1 Mark III, che però ormai è stato, diciamo, posticipato a quanto pare ad agosto, e poi volevo anche aspettare qualche aggiornamento software perché lo sappiamo, ormai questi smartphone arrivano con un software in beta. Comunque, oggi partiamo con questo confronto con Mi 11 Ultra, Galaxy S21 Ultra, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 Pro e ultimo iPhone 12 Pro, che purtroppo solo in questa versione Pro e non Pro Max, però avendoli provati entrambi ve li citerò durante questo confronto. Direi che possiamo iniziare. Partiamo dall'estetica, dove ovviamente va a gusti, e ciò che mi piace di più è che a differenza di qualche anno fa ciascuno di questi smartphone ha una propria personalità. Alcuni elementi sono simili, va bene, come ad esempio la disposizione dei sensori fotografici tra Oppo e iPhone, tuttavia sono tutti capaci di distinguersi e risaltare. La mia preferenza però va a Oppo Find X3 Pro. Aspetto futuristico, piacevolezza al tatto rendono questo prodotto, secondo me, il più pregiato del lotto, mentre sempre personalmente quello che ne esce peggio è OnePlus 9, dove tra l'altro in questa colorazione grigio chiara mi ricorda molto il prototipi, il metallo che si utilizza per i prototipi, quindi ecco, non benissimo. In quasi tutti i casi sono smartphone costruiti molto bene, maniacalmente, e tra l'altro infatti hanno tutti una certificazione contro acqua e polvere di tipo IP68, quindi resistenti anche ad immersione. E la caratteristica differente è che su Mi 11 Ultra il retro è in ceramica, quindi più resistente ai graffi, mentre tutti gli altri al posteriore hanno un vetro, anche su S21 Ultra, anche se ci ho applicato questa pellicola di D-Brand che mi piaceva e quindi ce l'ho applicata, però sono tutti in vetro. Ulteriore distinzione da fare però su iPhone 12 Pro e Pro Max è che hanno il bordo, il frame in acciaio, quindi ancora più resistente, anche se questa rifinitura lucida la trovo un po' antipatica perché si riempie tantissimo di ditate. A livello ergonomico, quindi in mano, quello che pesa di più è Mi 11 Ultra, che supera abbondantemente i 230 grammi di peso, ma non è il più grande in assoluto perché S21 Ultra è più lungo ma pesa leggermente meno, 227 grammi, decisamente più contenuto ed equilibrato Oppo Find X3 Pro, che pesa 193 grammi, il più leggero se escludiamo iPhone 12 Pro. Mentre OnePlus 9 Pro è leggermente più pesante, 197 grammi, mentre come dimensioni siamo lì, iPhone 12 Pro ovviamente è il più compatto, ma come dicevo fa un po' le veci del 12 Pro Max, dove invece di compattezza non ha assolutamente niente, anzi è tra l'altro più grande rispetto anche all'11 Pro Max, pur mantenendo la stessa diagonale di display. Se li giriamo abbiamo in tutti i casi un ottimo display di tipo OLED o AMOLED, sono tutti comunque realizzati da Samsung. La differenza principale è che sugli iPhone il refresh rate è ancora una volta a 60 Hz, quindi per chi ha l'occhio molto attento noterà quei micro scatti tipici appunto di una frequenza di aggiornamento così bassa. È decisamente meglio un 90 o 120 Hz, e qui non mi spiego perché Apple vada a portare i 120 Hz solo su iPad Pro e non ancora su iPhone. Speriamo che sui prossimi iPhone vada a sistemare questa mancanza. Fra tutti però i display che spiccano leggermente di più sono quelli di Samsung e di Oppo, anche se il Mi 11 Ultra sulla carta può raggiungere un picco di luminosità massimo più alto, 1700 nits contro i 1500 appunto di S21 Ultra, però è una differenza che non si percepisce e tutti i display si vedono benissimo anche sotto la diretta luce del sole. Anche riguardo al metodo di sblocco l'unica differenza ce l'ha iPhone, che in questo corposo notch integra un meccanismo per il Face ID e quindi lo sblocco del volto 3D, mentre tutti gli altri 4 smartphone hanno un sensore biometrico sotto al display, chi ultrasonico, ovvero S21 Ultra, chi ottico, ovvero tutti gli altri. La differenza comunque è pressoché nulla, perché si sbloccano tutti allo stesso modo, quindi in maniera reattiva e super fluida. Leggermente più lento proprio il Mi 11 Ultra, poi OnePlus 9, più veloce invece Oppo Find X3 Pro e S21 Ultra, e poi c'è l'iPhone che ha un meccanismo totalmente diverso, come vi dicevo. Per completare la parte multimediale vi parlo ovviamente
ovviamente di audio, dove in altoparlante si comportano tutti davvero molto molto bene, ma sul podio salgono indubbiamente iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro, S21 Ultra e dai, ci mettiamo anche Mi 11 Ultra, mentre leggermente sotto Find X3 Pro e OnePlus 9 Pro. Allo stesso modo anche per i feedback di vibrazione, diciamo che la classifica rimane pressoché la stessa, anzi Oppo Find X3 Pro scende all'ultimo posto in questo caso. Ma adesso ecco 6 peculiarità che vanno a differenziare ciascuno smartphone. Partiamo da S21 Ultra, che è l'unico a supportare l'S Pen al pari di un Galaxy Note. Gli altri possono ovviamente essere utilizzati con un pennino capacitivo, ma non offre ovviamente la stessa precisione. La seconda peculiarità è che è l'unico smartphone a non supportare l'uscita video dalla porta USB o Lightning è il Mi 11 Ultra, che ha semplicemente una Type-C 2.0, per cui non lo supporta, mentre gli altri sì, anche se c'è da dire che su iPhone avrete ovviamente bisogno di un adattatore Lightning con uscita video. Di contro, e questa è la terza peculiarità, è che Mi 11 Ultra è l'unico ad avere un trasmettitore infrarossi per comandare ad esempio una TV oppure un condizionatore. E sempre Xiaomi Mi 11 Ultra ha poi un secondo display qui sul posteriore che si può accendere col doppio tap e che permette di leggere alcune informazioni. Attualmente, a mio avviso, anche dopo mesi dal lancio, non è stato arricchito di funzionalità, quindi resta un po' banale nel suo utilizzo, un po' limitato, si può fare davvero poco. Diciamo che la cosa più utile è il fatto di poterlo utilizzare per fare dei selfie con le fotocamere principali, quindi di altissima qualità. Però ecco, al momento si ferma lì e considerando che è il display di una Mi Band, potevano anche metterci il sistema operativo della Mi Band e quindi poter scorrere le voci e guardare magari i dati sul fitness. Quinta peculiarità è che solo lo smartphone di Samsung e di Apple supportano la tecnologia UWB, che probabilmente nessuno di voi la conosce, ma è la tecnologia impiegata sia sugli AirTag che sugli SmartTag, ovvero quei chip che vendono ora sia Apple che Samsung per rintracciare cose e che ci permettono appunto di ritrovarle semplicemente come se lo smartphone diventasse una sorta di radar. E infine iPhone e OnePlus 9 Pro sono gli unici ad avere un comodissimo switch fisico per passare dalla modalità silenzioso alla modalità audio, anzi su OnePlus abbiamo 3 modalità e sì, può sembrare una banalità, però cambia molto nell'esperienza d'uso, quindi brava Apple e a OnePlus per inserirlo ancora oggi. Ed è arrivato il momento ora di parlare di hardware e lo farò in maniera molto sintetica perché l'abbiamo già fatto in modo approfondito a febbraio, vi lascio il video linkato in descrizione. Qui abbiamo 3 smartphone con Snapdragon 888, uno con Exynos 1100, ovvero il Samsung, e uno con Apple A14 Bionic, ovvero Apple. E proprio quest'ultimo è il processore quest'anno uscito meglio del lotto, perché è quello che raggiunge prestazioni più elevate ma temperature inferiori. E qui c'è anche il discorso che Apple ovviamente ottimizza il suo software per il suo processore. Gli Snapdragon d'altro canto sono quelli che però riescono a tirare fuori più potenza bruta ma al tempo stesso anche più calore, e quindi dopo qualche minuto tendono a tagliare sulle performance. Chi taglia di meno è Oppo e OnePlus, e infatti lo si nota nelle temperature un pochettino più elevate quando c'è un elevato stress test. Samsung invece, pur avendo un processore molto simile allo Snapdragon, più intelligentemente va a tagliare le performance fin dall'inizio di un pelo, proprio per mantenerle più costanti nel tempo e tenere quindi anche le temperature più a bada, e quindi diciamo che è un po' una via di mezzo. In tutti i casi sono i migliori processori in circolazione e il fatto che surriscaldano è effettivamente un problema, soprattutto ora d'estate. Detto ciò, memorie di tipo UFS 3.1, quindi super veloci, e qua ci sono delle differenze in base al taglio base, perché Apple, Samsung e OnePlus propongono un modello da 128 GB, mentre Xiaomi e Oppo partono direttamente col taglio base a 256 GB. Anche sul software non mi dilungo troppo perché ci sarebbe troppo da dire, vado a creare anche qui una sorta di sunto, poi vi rimando alle specifiche recensioni per approfondire ciascun sistema operativo e anche al mio confronto tra le interfacce grafiche, che è molto esplicativo di quali smartphone hanno determinate funzionalità. Precisiamo però che l'interfaccia grafica a tutto tondo più completa è indubbiamente quella di Samsung, ovvero la One UI, dove da una parte offre una serie infinita di funzionalità, tra cui anche la modalità DeX
che lo trasforma in un desktop semplicemente collegandolo a un monitor o a uno schermo, dall'altra aggiornamenti super rapidi e costanti, soprattutto con le patch di sicurezza che sono già arrivate, quelle di giugno, nel mese di giugno, e sono già in procinto di arrivare anche quelle del mese di luglio. Proprio sul tema degli aggiornamenti però, Apple iPhone 12 Pro e 12 Pro Max sono quelli che logicamente vincono grazie anche alla politica aziendale, per cui guardando al passato potrebbero ricevere anche più di 5 anni di aggiornamenti con un supporto che nessun altro brand riesce ad eguagliare. Se poi vivete dentro l'ecosistema di Apple con altri prodotti della mela, logicamente sono smartphone che guadagnano molti punti grazie a una sinergia e una collaborazione che in molti cercano di replicare, a volte, anzi spesso, senza riuscirci. Molto più semplice e minimalista è invece l'interfaccia grafica di Oppo, la ColorOS, che però punta tutto su fluidità e reattività. È scattante, con poche funzionalità ma buone, e l'unica incognita potrebbe essere sugli aggiornamenti, ma proprio da quest'anno sembra che l'azienda abbia migliorato di molto questo aspetto e adesso arrivano più repentinamente. Molto similare è la OxygenOS di OnePlus, che ultimamente sembra un po' in stallo, e non a caso di recente è stata annunciata una collaborazione con Oppo per aggiornamenti migliori e più rapidi, staremo a vedere, e forse a lungo termine, come è già successo in India, anche i OnePlus potrebbero adottare la ColorOS di Oppo. Xiaomi invece ha l'interfaccia grafica MIUI, gli aggiornamenti arrivano ma sempre con qualche bug, e soprattutto sulla fascia alta del mercato c'è sì un'attenzione maggiore da parte del brand rispetto ai prodotti più economici, ma indubbiamente deve ancora trovare una quadra. Ad esempio è arrivata di recente la MIUI 12.5 su MI 11 Ultra, che ha risolto alcuni bug ma ne ha creati di altri, per cui l'azienda è stata obbligata di fatto a ritirare l'aggiornamento e rilasciare in fretta e furia la 12.5.3, che comunque non è ancora perfetta. E qui faccio una parentesi per quanto riguarda la connettività e la ricezione. Sono tutti top di gamma, quindi assolutamente non gli manca quasi nessuna tecnologia a tutti i vari prodotti. Ma come fanno i telefoni? Allora, secondo me quello che prende meglio è S21 Ultra, quello che mi ha dato maggior copertura anche in zone, diciamo, più difficili. E comunque anche gli altri non si comportano affatto male, non c'è nessuno fra questi smartphone che mi ha dato un'esperienza negativa sotto questo punto di vista. Sul comparto fotografico c'è tantissimo da dire, ma per sintetizzare, lo smartphone che riesce a fare spesso meglio è Samsung Galaxy S21 Ultra, con la sola tendenza a volte di virare il bilanciamento del bianco eccessivamente verso il verde o presentare un'eccessiva nitidezza. Segue a ruota Oppo, che fa degli scatti davvero di gran qualità e riesce a gestire molto bene le parti in ombra di una foto, ma ha il vizio di accentuare troppo i colori a volte, probabilmente per rimarcare la capacità dello smartphone di supportare fino a 1 miliardo di colori. Poi c'è iPhone, che è in genere molto equilibrato di giorno, mentre di notte o comunque in ambienti con poca luminosità tira fuori davvero il peggio di sé. Xiaomi niente male con questo Ultra, soprattutto sul sensore principale, mentre mi aspettavo qualcosa di più sulla ultra grandangolare, anche se comunque arriverà prossimamente un aggiornamento software mirato per la fotocamera realizzato in collaborazione con Dxomark. E infine OnePlus 9 Pro, che a mio avviso non ha ancora sfruttato appieno la collaborazione con Hasselblad e spesso sbaglia il bilanciamento del bianco, variandolo su un blu viola oppure contrasta eccessivamente l'immagine. Sui selfie invece iPhone vince su tutti, soprattutto per lo skin tone, segue Oppo, OnePlus, Xiaomi e infine Samsung. In ultimo la batteria, dove i mAh sono più o meno simili per tutti i vari prodotti, ma ci sono delle differenze sostanziali nella velocità di ricarica. Mi 11 Ultra è quello con la ricarica wireless e rapida più veloce, 67 W con oltre ricarica wireless inversa a 10 W, e la sua 5000 mAh di batteria gli permettono di arrivare tra le 4 ore e mezza e le 5 ore e mezza di durata. Leggerissimamente meglio fa Galaxy S21 Ultra con anche lui 5000 mAh, ma ricarica rapida a 25 watt e wireless a 15 watt, oltre a wireless inversa a 10 watt, quindi leggermente meglio come durata, leggermente peggio come velocità di ricarica. Mentre Oppo Find X3 Pro ha una 4500 mAh con ricarica rapida però a 65 watt, wireless a 30, inversa a 10 watt, e anche lui non va troppo oltre le 5 ore e mezza di schermo acceso. Allo stesso modo anche OnePlus 9 Pro, che ha la stessa batteria da 4500 mAh e la stessa velocità di ricarica cablata, 65 watt, mentre quella wireless arriva fino a 50 watt.
flat. In ultimo iPhone 12 e 12 Pro, che da questo punto di vista fanno i risultati più estremi. Durata della batteria che supera tranquillamente le 6 ore su iPhone 12 Pro e supera tranquillamente le 7-8 ore su iPhone 12 Pro Max. Al tempo stesso hanno la ricarica più lenta dell'8, non superiamo infatti i 20 watt per entrambi gli smartphone. Ed eccoci dunque alle conclusioni. Se ancora non avete capito quale andare ad acquistare, provo a farvi un piccolo sunto con anche i prezzi. Partiamo da iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro, che inserisco un po' fuori classifica. Prezzi a partire da 1289 euro per la variante Max, leggermente meno per la versione Pro, entrambi molto costosi, ma per chi vive nell'ecosistema Apple e altri prodotti del mondo Apple, assolutamente questo è lo smartphone da acquistare. Non ha assolutamente senso andare ad acquistare un Android se non per sperimentare qualcosa di nuovo. Ottime foto, ottima batteria, ottima sinergia tra vari prodotti, insomma nulla da eccepire su questi smartphone. D'altro canto la risposta sul mondo Android è decisamente più agguerrita e una volta superati i 1000 euro gli smartphone cercano di dare qualcosa in più anche rispetto ad iPhone, e l'alter ego più rispondente agli iPhone è indubbiamente Samsung con il suo Galaxy S21 Ultra. Prezzo che parte da 1289 euro, ma è indubbiamente quello da preferire per chi cerca uno smartphone che fa tutto ottimamente, e la sua peculiarità, oltre al comparto fotografico, è indubbiamente il software, che se affiancato ad altri prodotti della casa è possibile anche in questo caso creare un ottimo ecosistema. Vi invito a guardare il mio video dedicato che ho fatto qualche mese fa, ve lo lascio linkato in descrizione. Secondo posto invece per Oppo Find X3 Pro, che parte da un listino di 1150 euro circa, ma oggi lo si può acquistare con 200 euro di sconto, quindi appena sotto i 1000 euro, ed è lo smartphone perfetto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito Samsung, dal solito Xiaomi con la MIUI o dal solito iPhone, perché sia nell'aspetto estetico sia nel software ha fatto davvero passi da gigante Oppo e ha realizzato un prodotto davvero molto molto bello e piacevole da utilizzare. Terzo posto invece per OnePlus 9 Pro, che è decisamente quello più conservativo oltre che il più economico. Parte infatti da 919 euro, ma si può trovare anche leggermente a meno, ed è lo smartphone perfetto per chi cerca un top di gamma economico, perché ha tutto ciò che serve senza per forza pretendere la luna. Mentre l'ultimo posto lo assegno a Mi 11 Ultra 5G, che arriva sul mercato con un prezzo davvero proibitivo, 1399 euro e alcune sbavature. Da una parte software, dove Xiaomi deve assolutamente migliorare, dall'altra hardware, come il sensore di prossimità che non funziona perché non c'è, ma c'è un meccanismo a ultrasuoni che però anche su smartphone più economici è decisamente fallace. Scelta difficile dunque, ma spero di avervi aiutato concretamente nel scegliere il vostro prossimo smartphone. Ovviamente se così non fosse e avete ancora dei dubbi o delle domande, vi aspetto nei commenti, dove ovviamente andrò a rispondere più puntualmente su ciò che mi chiederete. E davvero tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video, ovviamente condividetelo e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!